17 novembre. Il 17 novembre è il mio compleanno. Gigi è venuto a Milano per farmi gli auguri e mi ha portato il regalo vino genuino di Sicilia. Alcamo, vino dell'Etna, Palermo e Catania. Ma io vorrei anche una storia. Una storia? Proprio adesso non ne ricordo. Dovrei inventare e io non sono capace. A meno che... Sì, però non è che una storia completa. A mancare non gli manca niente. E allora, perché non è completa? No, voglio dire, non è completa per un carabiniere. Per te, per gli altri, anche per me, fuori dalla mia divisa. Ma per chi ha il dovere di giudicare e agire soltanto in base a fatti ben concreti, è una storia incompleta. Stai a sentire. Mi trovavo a Bardonecchia per un breve periodo. Non piangere, Rebuffo, lo ammazzi un'altra volta. Levati dai piedi, tu, sparisci! Fuori, circolare! Via tutti! Circolate, muoversi! Muoversi! È una cosa vergognosa. Bisogna compatirli, sono due poveri vecchi, non reggono il vino. Non parlo per quei due poveri disgraziati. Parlo per questi qua, che si divertono a uno spettacolo che stringe il cuore. Allontanatevi, via! Via! Via di qua, via, via! Ma guarda qua, che è lontano il pronto soccorso, è a meno di 200 metri, là dietro. Bene, accompagnateli e poi fate ritorno in caserma. Signor Sam. Avanti, via. Fate passare. Prendete le generalità. Lo conosco bene tutti e due. Quello con i baffi bianchi è il Rebuffo Pietro, è di qui. Faceva il facchino alla stazione. L'altro è Ferri, Vito Ferri. È arrivato qui dal suo paese circa 20 anni fa, quando si è aperta la fabbrica di marmellate. E non se n'è più andato. E cosa fanno? Quello che capita. D'inverno spalano la neve, ma soprattutto bevono e litigano. Ci hanno condanne? Una, a pochi giorni. Denunce, ramanzine, quelle sì, ma in fondo è brava gente. Il Rebuffo ha sposato la sorella del Ferri, una strega, e siccome non ce la fa a picchiare la moglie, tenta di rifarsi con il cognato. E ci riesce? Mica tanto. Maresciallo. Buonasera. È il nuovo maresciallo. Nuovo? Dicono che sia venuto soltanto per un po' di tempo a sostituire il nostro maresciallo che è andato a Torino in clinica. Il maresciallo Quarati è ammalato. Una cosa grave? Una punta d'ernia, pare. Una punta d'ernia? Sì, ma coi carabinieri non si può mai sapere. C'è altro? C'è la posta di oggi e poi c'è da assegnare il servizio per domani. Bene, lo farò dopo. Mi dia il brogliaccio del servizio con l'elenco dei turni.
capisco. Perché l'amico Guarati non può muoversi di qua? È una bella residenza, tranquilla. Non è tutto liscio. D'estate i villeggianti, d'inverno gli sciatori e tutto l'anno il contrabbando. C'è la brigata di finanza per questo. Ma lo sa che sono solo in 10 a controllare 30 chilometri di frontiera? È praticamente contro due paesi interi, uno di là e l'altro di qua. Ah, perché anche qui c'è il contrabbando? Chi per professione, chi per sport, chi per fare lo spiritoso, chi più, chi meno lo hanno fatto, lo fanno, lo faranno sempre. Macchinette, caffè, sigarette, valuta qualche volta. Ci sono paesi che hanno pozzi di petrolio o miniere. Le due risorse qui sono il turismo e il contrabbando. Eppure ho dato un'occhiata alle pratiche in corso. Ci saranno sì e no 10 denunce negli ultimi 6 mesi. 10 sono i casi che siamo riusciti a portare alla luce del sole, ma tutti gli altri? Scusi, brigadiere, ma non c'è un portacenere qua? Il maresciallo Quarati non fuma. Un momento. Ah. Mi sembrava un paese così tranquillo. A proposito, che ne è di quei due vecchietti della rissa dell'altro giorno? Rebuffo e Ferri? Stavo appunto per parlargliene. Sono ancora all'ospedale. C'è stata qualche complicazione? No, no. Il dottore dice che stanno benissimo, ma tutte e due rifiutano di lasciare l'ospedale. Maresciallo, c'è questo. Beh, meglio che niente. Accusano dolori strani, giramenti di testa. Il dottore dice che non c'è niente di vero. Gli ha persino fatto la radioscopia. Hanno tutto a posto. E perché non vogliono andarsene? Hanno intenzione di denunciarsi per percosse. Ciascuno vuole dimostrare di aver avuto lesioni e ferite più gravi di quelle dell'altro. E così fanno il surplus come i ciclisti. È tutta una manfrina. Vuole che vada all'ospedale? No, lasci stare, brigadiere. Andrò io appena avrò un momento di tempo. Agli ordini. È permesso? Avanti. Signor maresciallo, vuole il caffè? Appena fatto. Grazie. Molto gentile, signora Molino. Ho sentito che è stato su tutta la notte. Grazie. Cosa vuole per pranzo, signor maresciallo? Cosa c'è di mensa? Minestra di verdure, spezzatino con cipolle. Ah, va bene anche per me. Ah, hai anche la peperonata di ieri, ma buona, né? Lo so, signora, piacerebbe pure a me la peperonata, ma lei ci mette troppo aglio. Signora, mi raccomando, nella minestra meno sale. Ah, non dubiti. Sa, sono abituata col maresciallo Quarati, che trova sempre insipido. Ecco perché la pressione è alta, povero lui. Ah, senta, signor maresciallo. Sì? L'avverto che il fornello della cucina non funziona bene. Ho chiamato il Buridan. Buridan? E chi è Buridan? Il meccanico, l'elettricista, lo stagnino. Lui fa tutto in paese. Ah. Ho fatto male a chiamarlo. No, lei ha fatto benissimo. E grazie ancora per il caffè. Oh, quando lo vuole, me lo chieda pure, né? Non aspetti che glielo porti io. È molto gentile, signora Molino. Il nuovo maresciallo dei carabinieri di Pardonecchia. La solita lettera anonima. La presente per informarla che per il buon nome del paese saresse l'ora che gli assassini finissero in prigione come quel signor Bonetto Francesco, gestore delle ferrovie allo scalo merci, che 3 anni fa ha ammazzato la sua moglie spingendola sotto il treno con le autorità che lo hanno assolto alla disgrazia. Mentre ci sarebbe un testimonio vero che ha visto tutto e ha giurato il falso al processo. Basta che lei domandi in giro che lo trova subito questo testimonio. Si muova, perché è una vergogna continuare così, lasciare liberi gli assassini e mettere a dormire i delitti come ha fatto il suo collega andato all'ospedale. E anche lei della mafia. Firmato un amico. Thank you.
Cerea. Chi desidera? Mi hanno chiamato, sono Buridan. Ah, Buridan, per il fornello. Sì, vada pure, la signora Molino è in cucina. Conosce la strada, immagino, no? Cascusa, lei è il nuovo maresciallo. Beh, il nuovo. Sostituisco temporaneamente il mio collega. Piacere di conoscerla. Vedo che non gli hanno detto niente di me. Niente di che? Sono sorvegliato speciale. Ah. Sopra c'è la mia scheda, con la fotografia. E impronte digitali e 6 o 7 annotazioni. Ah, e cosa hai fatto? Contrabbando. Pare che tu non sia il solo in paese. A fare il contrabbando sono in buona compagnia. Ho il torto di essere tra i pochi che si sono fatti pizzicare. E non me la perdonano, eh? E chi è che non te lo perdona? Gli altri. Tutto il paese. Quelli che sino adesso l'hanno fatta franca. E che si sarebbero meravigliati a vedere lei stringermi la mano. Adesso che sa chi sono, vuole ancora che faccia il lavoro? Beh, bisogna pure farla cuocere sta minestra, no? Adesso vai, vai pure, va? Un sorvegliato speciale in caserma. Si fida? Quando sia preannunciato un viaggio in ferrovia di un'alta personalità, potrà essere richiesta una particolare vigilanza sulle stazioni e lungo le linee ferroviarie percorse dal treno su cui viaggia l'alta personalità. Vigilanza che correntemente si chiama servizio di linea. Nel caso che ora ci interessa, si tratta di servizio completo rinforzato. Giovedì prossimo, il 19, tra 6 giorni, transiterà sulla Parigi-Roma un treno speciale. La circolare del Ministero parla di un'altissima personalità. Vai avanti. I servizi completi e rinforzati hanno, oltre le finalità di polizia, anche un carattere d'onore che assume notevolissima importanza e viene eseguito con carabinieri. Io vado al settore di polizia di frontiera per sostituire Potti. Grazie, va bene. Comandi. Tre anni fa era già qui, brigadiere? Altro che. Fanno 5 anni il 10 ottobre. Allora si ricorderà di un fatto accaduto qui, di un fatto piuttosto clamoroso, a quanto mi dicono. Clamoroso? 3 anni fa? Sì, una donna che è andata a finire sotto un treno. Nei pressi della stazione. Ah, lei vuol dire la signora Bonetto. Vuol sapere quella vecchia storia. Adesso mi ricordo. Ah, è così. Che finì sotto il treno. Non si sa se per disgrazia o azione delittuosa. Come non si sa? Si sa benissimo. Abbiamo fatto le indagini, poi c'è stato il processo. C'è stato un processo? Beh, sa com'è. C'è sempre qualcuno che chiacchiera a vanvera. Allora le autorità hanno voluto eliminare qualsiasi dubbio. Vede, qui la gente ha sempre avuto l'abitudine di attraversare i binari per andare dall'altra parte del paese. E anche dopo che la povera signora Bonetto ci è restata, continuano a farlo. E di un po'. E il vedovo? Abita sempre in paese, nello stesso appartamento di quando c'era la moglie. Nella casa dei ferrovieri, al di là della stazione. Thank you.
Ma guarda che incoscienti! Ah, no, no! Incoscienti, minga loro, ma le autorità che permettono queste cose. Nessuno provvede a eliminare questo pericolo mortale. Lei ha visto, eh? Che manca poco che quella donna, e con un bambino anche. Sì, però ci sono i cartelli. Sì, i cartelli. È tutto quello che sanno fare. Mico presentà decine di esposti all'amministrazione ferroviaria, al comune e anche a loro. Sì, sì, ai carabinieri. Ci fosse stato uno che mi abbia dato retta. Ad ogni esposto aggiungono un altro cartello. E intanto noi moriamo sotto i treni. Lei che lo sa, è prudente, non attraverserà, signora. Oh, no, no, mi non attraverso certamente. Se devo andare di là, faccio il giro fino alla passerella. Ma il mio figlio più di una volta l'ho attraversato quando mi non stavo attenta. Perciò lo devo tenere al guinzaglio, lei mi capisce, vero? Certamente, signora. E lei è il nuovo maresciallo? E sono qui da poco. Mi sembra un bravo uomo. E se ne interessi lei, smuova questa gente. La sarà un'opera meritoria. Ma veramente sa, signora, io conosco poco la questione. Devo minga tanto per informarsi. Permette, signora Rossetti, vedova Tosatti. Lega i miei esposti nel suo ufficio e la vedrà come è tutto chiaro. Non dubiti, signora, non dubiti. Me ne interesserò. Ricordi, Emilia Rossetti? Vedova Tosatti, non lo dimenticherò. Ci conto. Arrivederla. Anche lui passa dove non deve. Che ne dici, Fido? Proprio come tutti gli altri. Buono, piano, piano. Oh, signor capo. Salve, maresciallo. Novità? Io non ne ho, lei piuttosto. Ci sono varianti all'orario del treno speciale? Sì, uno spostamento di 2 minuti. L'ha richiesto la dogana. Il passaggio del convoglio staffetta è previsto per le 8:19 di giovedì. Per l'intero percorso sono previsti 11 minuti, no? Sì, 11 minuti. E per 11 minuti è da una settimana che scarpinate in su e in giù e passate le notti all'aperto. Ma che dico 11 minuti? L'attimo che passa qui in stazione e lei gli fa il saluto. Ma le pare che valga la pena? Beh, il servizio. E poi le scarpinate servono a prevenire incidenti, attentati. Ecco. Beh, speriamo che tutto vada liscio. Beh, ho sentito che il suo collega Quarati va meglio. Sì, l'hanno operato 4 giorni fa. Si sta riprendendo magnificamente. Mi fa molto piacere. Credo che rientrerà in sede per 3 o 4 giorni. Scusi, capo, volevo chiederle qualche informazione sulla recinzione del vecchio passaggio a livello. Ah, per carità. Quando mi hanno trasferito qui come applicato 10 anni fa, già se ne parlava. E non se n'è mai fatto niente? Come non si è fatto niente? Ci sono i progetti, le delibere. Il ministero ha persino approvato lo stanziamento. Eh già, intanto la gente rischia di andare a finire sotto i treni. Beh, certo è un inconveniente. Ma in realtà non si corrono gravi pericoli. La gente del posto è pratica, conosce gli orari dei treni e i macchinisti in manovra vanno con prudenza. Ho saputo che 3 anni fa una donna ci ha lasciato la vita. Sì, la povera signora Bonetto, la moglie di un gestore. È stata una vera disgrazia. Però nella pratica che ho in ufficio ho letto che a quel tempo in paese circolavano delle voci, addirittura delle accuse contro il marito, il signor Bonetto. Chiacchiere. Chiacchiere di gente cattiva. Il signor Bonetto è un uomo insospettabile, un ottimo collega. Al momento della disgrazia era allo scarico di un vagone almeno 30 metri lontano dal punto in cui sua moglie è finita sotto il treno. Però, brava. Buonasera, maresciallo.
Buonasera. Buonasera, signorina, come sta? Bene, maresciallo, e lei? Non ce la mettiamo. Buonasera. Buonasera. Adesso siamo 3 ore. Buonasera. Solita partitella a scopa, eh? Vuoi stare con noi, maresciallo? No, 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 giocate pure. Non dovevi abbassare il 3. Buonasera. Io devo prendere col 5 e ti spariglio, eh? Vuoi fare una partita anche lei, maresciallo? Guarda un po' se mi lascio. No, no, grazie. Beh, io le lascio il posto, tanto fra poco dovrò prendere servizio. No, 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 giocate pure voi. Bene. Non farà mica complimenti, no? Oh, il dottore mi ha detto che l'altra sera in casa sua avete giocato a scopone fino alle ore piccole. Ma in famiglia è diverso. Oh. Maresciallo, non mi dica che non può fare una partita in trattoria, eh? Secondo il regolamento, no. Ma in pubblico. Ma il maresciallo diverso, Giorda, no? Gioca tutte le sere. E che partite, eh? Ma sì. Sono degli alpini, Crippio. Appunto. Maresciallo? Oh, Ferrero, niente che di c'è? Ha ordini? No, niente, vada pure. Ciao. Quello lì è Bonetto. Ah. Sarebbe quello della moglie. Bonetto Francesco, sì. Bene, può andare. Agli ordini. Ciao. Asso, vediamo un po' che ci metti adesso. Non hai capito che è l'ultimo? Adesso ci sono solo carte dispari. Accidenti, hanno parecchio. Adesso tocca a me, non prenderanno più. Ecco. Perfetto. Io faccio 7 e un 8. Ho giocato per lei. Adesso faccio 6 e 4 10 e facciamo la primiera. Lui non ne ha 7. Eh sì, ma è a spareglio, no? Maresciallo? Signore. Chi sia la volta buona che ti mettono il reticolato, Fido? La recinzione della linea ferroviaria, eh? Oh, sì, è una buona idea, in teoria. Ogni volta che ci sono le elezioni per il comune, qualcuno tira fuori l'idea della recinzione. Ma in pratica è un'idea sbagliata. Tanto è vero che ogni volta... chi ha tirato fuori l'idea perde le elezioni. Sarà, ma una disgrazia fa presto a capitare. Ma questo è vero. 3 anni fa una signora che abitava in questo caseggiato. Ah, vuol dire la signora Bonetto? Oh, ma quella era malata. Come è finita sotto il treno poteva anche cadere giù per le scale, no? Sì, ma io immagino che il marito, dico il come si chiama? Bonetto. Bonetto. Immagino che non la penserà come lei. Beh, certo, il signor Bonetto... Per quanto, lei non lo crederà, ma se c'è una persona che ragiona con serenità è proprio il signor Bonetto. Eppure sì che avrebbe ben avuto ragione di protestare e di chiedere anche i danni. Forse era poco affezionata la moglie. Chi? Lui, il signor Bonetto? Oh, lui e la povera signora, parlandone come da viva, sono sempre andati d'accordo. Mai una parola fuori posto, mai una lite. È proprio vero che il signor Bonetto è la personificazione della bontà. Fossero così tutti i mariti. Ma ora che vita fa? E che vita vuole che faccia? E non ha cambiato niente. Si fa persino le faccende di casa. Non ha parenti. E neanche la povera signora, parlandone come da viva, ne aveva. Conoscevano tutti, ma stavano per conto loro. L'unica differenza da prima è che adesso il signor Bonetto è andato in pensione e che consuma i suoi pasti in trattoria. Sì, al Cannon d'Oro. Sì. Mi pare di averlo visto ieri sera. E permette che mi segua. Si accomodi. Beve la sua bottiglia, guarda un po' di TV, ma poi lo sento immancabilmente salire le scale alle 11 tutte le sere. Ma mi scusi, signora Erminia, donne?
Eh? Non dico donne, oh, ne ha. Signor maresciallo, ma che dice mai? Sono 15 anni che lo conosco io. Non l'ho mai visto con una donna all'infuori della povera signora. Ma allora, com'è che qualcuno, mi dicono, qualcuno all'epoca dell'inchiesta ha pensato, insomma, ha insinuato che non si trattasse di una disgrazia, ma piuttosto... È stata la madre di lei, una povera matta. Oh, e quanto agli altri poi, se lei dà retta a tutto quello che dice la gente. Ma lo sa che cosa sono arrivati a raccontare di me? Che me la intendevo con il vice gestore. Lei? Sì, sì, lo dicevano di me. Ma pensi un po', si figuri. Che gentaglia. Signor Bonetto, niente posta. Grazie, signora Erminia. Mi hanno detto che c'era qui da lei il signor maresciallo dei carabinieri per quella pratica della recinzione dei binari. Sono lieto dell'occasione per fare la sua conoscenza. Permette, Bonetto. Maresciallo Arnaudi Luigi, piacere. Se posso esserle utile, la prego, disponga di me. È un argomento che conosco bene e mi tocca molto da vicino, purtroppo. Ma non si preoccupi, la prego. Beh, veramente non vorrei importunarla. Non c'è motivo di farsi scrupolo. Se vuole saliamo su da me, ne parleremo. Grazie. Beviamo una tazza di caffè e intanto parliamo un po', d'accordo? Ah, grazie. Arrivederla, maresciallo. Buongiorno. Si accomodi, prego. Mi scusi se mi tolgo le scarpe, ma sono un tormento per me. Prego. Non vedo l'ora di tornare a casa per mettermi in pantofole. Perché non si accomoda? Quella sdraia è comodissima. Grazie. Grazie. Spero che non si stupisca a vedere questo accampamento. Anche la povera cara. Se fosse ancora tra noi, ne sarebbe scandalizzata. Veramente per qualche tempo, dopo che Elvira mi aveva lasciato, ho evitato di fare qualsiasi cambiamento. Tutto era rimasto come quando c'era lei. Poi, a poco, il tale oggetto, quel tale mobile, svegliavano in me dei ricordi che aumentavano la mia pena. E allora... togli di mezzo una cosa oggi, togline un'altra domani. Ho vuotato tutta la casa. Ne ho fatto una specie di accampamento. Sono cose senza passato. Oggetti così, funzionali. In un certo senso estranei ai miei sentimenti. Ah, il caffè. Zucchero? Uno, grazie. Belle piante, eh? E lei il giardiniere? Complimenti. Veramente lo devo alla povera cara se mi sono dedicato al giardinaggio. A mia moglie piacevano molto i fiori, ma soffriva di allergia verso ogni genere di piante. Infatti, quando toccava una pianta, le mani le si gonfiavano tutte e quasi sempre le prendeva un tremendo mal di testa. Sicché in casa nostra non poteva entrare neppure un vasetto di fiori. Ma adesso... che le miserie della vita non la possono più toccare. Davanti al suo ritratto non manca mai un mazzo di fiori. Li coltivo apposta per lei. Ho paura che lei mi giudichi troppo sentimentale, è vero? Beh, non è mica un difetto. Giusto. Io trovo ancora qualcosa di bello nella vita. L'importante è saperla prendere. Ma... non è per sentire questi sfoghi di malinconia che lei è venuto qui. Per quanto riguarda la ferrovia, la mia mancanza di entusiasmo per la chiusura del passaggio non dubito che non le farà una buona impressione. E perché? Già, già, capisco. Non è il primo né può essere l'ultimo a stupirsi di questo mio atteggiamento. Dopo quello che mi è capitato dovrei avere interesse che una sciagura simile non si ripetesse. E invece... perché non essere sinceri con se stessi? Quel passaggio incustodito purtroppo mi ha già preso tutto ciò che avrebbe potuto portarmi via. Perciò ci pensino gli altri, se li interessa. Beh, se vogliamo essere giusti, questo è un ragionamento un po', come dire, un po' egoistico. Già, egoistico. Ma lo so io quanto mi costa. Thank you.
Del resto non è detto che la disgrazia non sarebbe accaduta. Anche senza il passaggio abusivo, mia moglie avrebbe potuto essere travolta dal treno. Ah, sì. E come? Vede, signor maresciallo, nessuno ha saputo dire con assoluta certezza se quella sera mia moglie è venuta da me attraverso il passaggio incustodito oppure se sia passata dalla stazione. Dove non c'è nessuno che l'ha veduta? Noi eravamo in quattro, ma era notte, con la nebbia. Stavamo scaricando un vagone e non ci guardavamo in giro. Scusi, ma nell'inchiesta lei ha dichiarato verbale di aver veduto la signora venire avanti. Veduto? Intravista piuttosto, ma nemmeno questo. Ebbi una specie di intuizione che stesse avvicinandosi. Deve capire, dopo tanti e tanti anni di convivenza, certe cose si percepiscono nell'aria. Non l'ha vista. Dunque lei non si è voltata a guardare? No, per una semplice ragione. Vede, sin da quando eravamo fidanzati, mia moglie aveva l'abitudine, come dire, il vizietto, di capitarmi alle spalle in punta di piedi e mi metteva all'improvviso le mani sugli occhi e gridava: chi sono? Un giochetto piuttosto innocente, mi pare, no? Già, ma al principio ogni volta mi prendeva un colpo. Se la cosa le dava fastidio, bastava dirlo alla signora, penso. E toglierle anche quella piccola soddisfazione? No, povera cara. E così anche quella sera fatale. Abituato a lasciarla avvicinare, feci finta di non sentirla, non mi voltai a guardare. Non vidi neanche come accadde la disgrazia. Sentii soltanto il suo grido disperato. Dunque, cosa conta di fare per chiudere il passaggio abusivo? Beh, chissà. Fra quattro giorni me ne vado, perciò... Beh, mi dispiace di averla importunata, signor Bonetto. Per me non è stato affatto un disturbo. Anzi, mi ha offerto il modo di sfogarmi un po'. Sarò sempre lieto di rivederle, se posso essere utile in qualche cosa. Grazie, può darsi. Ah, dimenticavo. C'è una cosa che voglio farle vedere mentre sono qui. Ecco. Legga qua. Parla di lei. Ha dimenticato di firmare. Forse conosce persino la calligrafia, lei che è del paese. No. Mi dispiace. Non ricordo di aver mai visto quella calligrafia. Oh, è questo che aspettavo. E adesso che fai? Va avanti, cerca di non farli prendere. Io prendo il 9, così abbiamo gli ori. Prendo il 5. Ci siamo. È arrivata la staffetta con un minuto d'anticipo. Ah, bene, grazie. Rientra tu. Vai, vai. Buongiorno, signora Molino. Oh, Cerea, signor maresciallo. Come sta? Lo desidera un buon caffè. Lei mi vizia.
Come farò senza di lei quando sarò via di qua? Signor maresciallo. Se Dio vuole, il servizio di linea è finito. Qualcosa di speciale nella posta? No, circolari, stampe e il bollettino delle ricerche. Al comando carabinieri di Bardonecchia, all'appuntato Solino, al comando dei carabinieri, all'aspettabile comando della stazione carabinieri, al carabiniere Donati, al comando di stazione dei carabinieri. Ah, cosa c'è? Un'altra lettera come quella dell'altro ieri, al nuovo maresciallo dei carabinieri. Stessa calligrafia. Diego. Mi compiaccio perché lei l'ha presa sul serio la mia denuncia. Signor Bonetto, lei è un assassino, ma lei non deve essere un buon cane da trifole, perché quel testimonio del delitto che gli ho detto non lo trova. Lo voglio aiutare e le dico il testimonio, si chiama Rebuffo Pietro Manovale. E se appena fa un fischio in paese, tutti le dicono dove trovarlo. Firmato, un amico. Rebuffo. Rebuffo Pietro. Brigadiere. Comandi. Dove si trova questo Rebuffo? Rebuffo? Rebuffo Pietro? Sì, appunto, quello della rissa. Ma sino a ieri era ancora all'ospedale. Beh, lo vado a cercare e lo porti subito qua. Ma quello fa il malato. Va bene, cerchi di convincerlo. E voglio anche l'altro. L'altro? Sì, l'altro vecchio. Chi, il Ferri? Ma sì, il Ferri, brigadiere. Parlo turco? Agli ordini. Io non ho fatto niente. Lei non aveva mica diritto di obbligarmi a venire qui. Nessuno l'ha costretto. Ma con lì è venuto a prendermi all'ospedale. Desideravo parlarle. E siccome il medico ha detto che lei può alzarsi, può uscire. E aspetta lei cosa vuole da me. Ecco, glielo dico subito. Lei ha manifestato più volte al vicebrigadiere Ferrero l'intenzione di sporgere querela contro il suo amico Vito Ferri. Per violenza privata, per cosse, eccetera, eccetera. Sì. Voglio sporgere querela contro di lui e come se lo farò? Ma non mi avrà mica chiamato per persuadermi a non sporgere la querela contro di lui, eh? Beh, sono cose che bisogna pensarci bene prima di farli, Rebuffo. Ci ho pensato. E come se ci ho pensato. Lei non si preoccupi. No, perché una volta messa in moto la macchina della giustizia, quella va dritta senza fermarsi. E può accadere che invocando la legge contro un altro, quest'altro per difendersi, diciamo pure la parola brutta, per vendicarsi, scopra qualche magagna che magari volevamo tenere nascosta. Ma lei sta parlando per me? Diciamo parlo con lei, certo. Perché mi di magagne nascoste non ce n'ho. È vero? E le sbornie, come le chiama? Ah, le sbornie. Io bevo, sì, bevo. Tutti sanno che io bevo, sicuro. Figli ne hai? Se ne avessi avuti, non berrei. E la moglie? Purtroppo. E perché purtroppo? Perché è una gran brutta bestia. Basti dire che è la sorella del Ferri. E come vivete? Ci arrangiamo. E là in una piccola pensione della previdenza sociale. Ero facchino una volta. E quando mi capita qualche travaiot lo faccio. Insomma, va a finire che lei sarebbe un brav'uomo. Ma mi diria. E allora com'è che qualcuno le vuole male? Vuole male a me? Sì, al punto di denunciarla di avere commesso un brutto reato. Me? Per falsa testimonianza.
e falso giuramento in tribunale. Mi? E chi lo dice? Non riesci a immaginare chi possa essere? No, ma nel bisior... Rita Carogna, ma cosa la ti sgrasciaturate? Io non ho detto niente, ma faccio la miliarde! Rompo la gente! Sei la Carogna! Basta! Ma cosa significa questa storia, eh? Ma cosa calè, eh? Mi avete portato qui per intrappolarmi? Siete tutti d'accordo? Calma! 3 anni fa, ad un processo... Quale processo? Per la morte della signora Bonetto. E allora? Lei ha affermato che il signor Bonetto non era vicino alla moglie nel momento della disgrazia. Ma è la verità? Non l'ho mica visto. E allora, come mai c'è qualcuno che afferma il contrario? Chi? Chi è lì? Non è vero, io non c'entro! Ma non è vero, sono tutte bugie. Ma questa è la calligrafia di mia moglie. Ah, ti sei decisa a venire a casa. Chiudi la porta. E chiudi la porta! Cosa hai fatto ancora per tirarti dietro i carabinieri? Niente. Cosa vuoi che abbia fatto? Allora, lei cosa vuole da mio marito? Lei è la signora Rebuffo? Certo. Non sono la sua serva. E allora, che cos'è questa storia? Che cosa mi hai combinato? Niente. Io non ti ho combinato niente. Ma ti mi hai fatto una vigliaccata. Cosa dici? Che zesna brutta strega, una carogna. Hai scritto al maresciallo per farmi andare dentro. Oh, tu sei matto. Non ho scritto niente. E lasciami perdere, che ho da fare? Ci sono 2 lettere. Non le ho scritte io. 2 lettere anonime. Perché devo averle scritte io? Hai la tua calligrafia. Non è vero. Provalo. Guarda, sì, la prova. Guardi, maresciallo, sa l'Enen la sua calligrafia, custa. È l'elenco della biancheria che lavo per gli altri. Dio... Giù le mani! E va bene, sono io che ho scritto le lettere. Ma quel che ho scritto è vero. Tu hai giurato il falso in tribunale e finirai in galera col tuo amico Bonetto. Stia a sentire, maresciallo. Lui sa benissimo che Bonetto ha ammazzato la moglie. L'è mata. Non è vero, io non so niente. Disgraziato, come non è vero? Lo hai detto tu stesso, me lo ricordo. Cosa? Tu! Bisiarda, non deve crederci, signor maresciallo. L'hai detto più volte. Bisiarda. Ma insomma, si può sapere che cosa ha detto? Ha detto che al momento della disgrazia, quella sera che è morta la signora... Zitto! Avanti. Ha detto che al momento della disgrazia, quella sera che è morta la signora, il signor Bonetto non era, come lui e gli altri falsi testimoni hanno detto al processo, non era vicino al carro merci da scaricare. Bisiarda. Zitto. Il signor Bonetto si era allontanato già da qualche momento con la scusa di andare ai gabinetti e lui lo ha visto uscire di là. Di là da dove? Dai gabinetti. Un momento prima della disgrazia e andare verso la signora e subito dopo c'è stato il grido. Bisiarda, non è vero, non creda a quella strega. Tu dici così perché a me mi vuoi male e non lo puoi vedere, signor Bonetto, perché appena morta la moglie non ti ha più voluta fare servizi in casa e ficcare il naso nella roba sua. Lui non mi ha più voluto. Sono io che non ci sono più voluto andare da quel poco di buono, da quell'assassino. Bade come parla. Guardi che ci vogliono le prove. Il signor Bonetto era un galantuomo e lei era un buon marito. Un buon marito, un galantuomo. C'è qualcuno che lo ha visto piangere quando gli è morta la moglie? Mica molto. Una lacrima sola. Ma che... Per prima cosa ha lasciato l'impiego e poi si è messo a sorridere, è rifiorito, ingrassato e va giorno e notte all'osteria. Mica di nascosto, so, lo vedono tutti. Per non parlare di quello che va a fare a Torino ogni mese.
Cosa andrebbe a fare ogni mese a Torino? Che ne so io. Mica gli vado dietro, sa, ma è facile indovinare. Donne, porcherie. Quella lì è matta, non sa quello che dice. Tu invece lo sai quello che dici, eh? Io non parlo solo per parlare. Finiscila di balbettare, è vero o non è vero quello che dice tua moglie? No, neanche una parola. E io ho un testimone. Non l'hai mica detto solo a me, te lo ricordi? E chi è questo testimonio? Il signor Buridan. Ah, il signor Buridan, bel signor, un sorvegliato speciale. Forse che un sorvegliato speciale non ha le orecchie per sentire? Già, già. Allora, lo chiamo? Sta qui vicino. Eh? Ne riparleremo domani. Maresciallo! Maresciallo! Tutti uguali. Ma tu non farti illusioni. Non ti puoi liberare di me. Non mi lascio buttare sotto il treno, io. Avverti il maresciallo che siamo arrivati. Sta parlando col maresciallo Quarati e ho l'ordine di non disturbarli. Oh, è ritornato Quarati, eh? Sì, stanotte. Allora chi è che mi vuole parlare? Il maresciallo vecchio o quello nuovo? Lo saprai. Avrò almeno il diritto di sapere perché vuole parlarmi. Te lo dirà lui. Lui chi? Il maresciallo. Quale dei due? Quello col quale parlerai. Bravo, Fiel, sei in gamba tu. Ti hanno detto perché ti hanno convocato? Sono affari miei. Hanno convocato anche tua moglie? Credi che starei qui se dovesse venire anche lei? Beh, se ci vogliono mettere a confronto dobbiamo essere presenti tutti e tre. Non ti pare? A confronto? Per che cosa? Per continuare il discorsetto che il nuovo maresciallo è venuto a fare in casa tua. Con tua moglie e con te. Tu sogni. Bene. È indiscutibile che si tratta della stessa calligrafia. Ma perché le ha scritte? Per odio verso il Bonetto. Per dare fastidio al marito. Ma tu non ne sei convinto. Di che cosa? Né della colpevolezza né della innocenza di Bonetto. Lo sai meglio di me, caro Quarati. Le convinzioni di noi carabinieri sono basate su dei fatti. E qui non abbiamo che parole, impressioni. Scusa, ma perché allora ti ci sei buttato con tanta foga? Beh, dire per scrupolo sarebbe troppo. Per curiosità sarebbe ingiusto. Per amore del mestiere, ecco. Non è esatto, ma si avvicina. A questo punto, cosa pensi di fare? Ho pensato ad un confronto. Almeno tra i due uomini. Li ho convocati, sono di là. Buridan e Rebuffo. Mm. Un bel duetto. Un sorvegliato speciale e un ubriacone. Allora dimmelo tu. Che cosa ti sembra più giusto fare? Niente. Ho capito. Non c'è niente da fare. Sì, non c'è niente da fare. Perché anche se il Rebuffo fosse disposto a ritrattare quanto ha deposto a suo tempo, ci sono altri testimoni e assai più attendibili di lui. La signora Bonetto è deceduta per una disgrazia. Ringraziami la signora Molino. È stata tanto gentile in questi giorni. Occorre niente ai signori marescialli? Sì. Fagli vedere l'antenna del secondo canale. Non si riceve bene. Anche il Rebuffo Pietro è stato convocato per riparare l'antenna? No, no. Rebuffo Pietro deve portarmi la valigia alla stazione. Thank you.
se ne va. C'eravamo illusi, Fido. Uno vale l'altro. Hai voglia prima che ti mettano la rete metallica, vedrai? Caro Fido, questa volta nemmeno un cartello ti mettono. Andiamo. Mi dispiace di averti costretto a fare questa faticata per me. Ma figurati, è stata una vacanza piacevole, anzi. Ti ringrazio molto. Comunque, a buon rendere. Oh, tocco ferro. Quale posto preferisce, signor maresciallo? Possibilmente vicino al finestrino, grazie. Va dica. Guarda che c'è là. Bonetto. No. Il solito viaggetto mensile che fa a Torino. Bella combinazione. Fatto, signor maresciallo, c'è solo lei nello scompartimento. Grazie, Rebuffo. E cerca di cambiare vita. È mica facile, alla mia età. Non è vero niente. Puoi campare chissà quanto se bevi meno. È l'augurio che ti faccio. Grazie, grazie, ma l'unico augurio veramente gradito sarebbe che capitasse anche a me la fortuna di qualcun altro. E quale fortuna? La fortuna di una bella disgrazia in famiglia. Mi bastava alzare gli occhi e me lo trovavo lì, a breve distanza. Quegli occhi ridenti, lucidi, sfavillanti. Li vedo ancora. Erano occhi che non si possono dimenticare. Occhi di un uomo contento. Troppo contento. Ma scusami, fammi capire bene. Troppo contento per essere uno che ha ammazzato la moglie oppure troppo contento per essere uno che non l'ha ammazzata? Vatte caten cassul. Vatte caten cassul. Letteralmente, vatti a comprare un mestolo. Vecchia espressione piemontese che il mio amico siciliano pronuncia come può. E che significa? Ma vatti a far benedire, beviamoci sopra. Allora, Palermo o Catania? Catania. Alcamo? Catania. Etna, Etna, vino dell'Etna. Solo chi ha una casa può invitare gli amici a bere qualcosa. A bere qualcosa. Solo chi ha un sorriso da regalare può credere nell'amore. Non ha niente. Non ha niente. Non ha niente. Uomo, tu sei nato solo. Uomo, non ha niente.